Ragazzi, non ci crederete, ma siamo all'autogrill. Dietro l'autogrill in cui ci siamo appena fermati lungo la strada ci sono due dei Big Five, i bufali, e dovrebbe esserci anche il rinoceronte da qualche parte. Autogrill fornitissimo, in cui c'è la catena di ristoranti Nando, poi c'è Sausage Saloon, giochi per i bimbi, la cartina, il posto di Africa, il bancomat, c'è il bello dei notti di Cotorino, caffè, cose varie, e poi eccole qua le foto dei Big Five, rinoceronte, leopardo, leone, la mappa del parco Kruger, e di là la foto del bufalo e anche dell'elefante, ma c'è la signora davanti. Se volete un po' di souvenir anche, questa è proprio la pubblicità del parco. Noi oggi andremo al Pumalanga. Ecco gli animali dell'autogrill, tutti quelli sono bufali, il rinoceronte invece è in fondo là, sotto quella tettoia. L'unico rinoceronte che c'è è sotto là, quindi sta all'ombra, è più furbo. Questo spazio è grande, quindi è sufficiente per questi animali, e si trova proprio dietro, come vi dicevo, all'autogrill. Ta-ta-ta-ta. Eccolo qua. Qui c'è un po' una riproduzione del bufalo, della testa del bufalo. E eccolo qua, questo è un bufalo, vedete, con le corna grandissime. E poi invece questo è il grande rinoceronte. Dal vivo questi due non li avevamo ancora visti. Siamo qui in sosta mezz'oretta e poi ripartiamo verso il Pumalanga, che è il nostro prossimo parco nazionale. E che dirvi, fa molto caldo, una bellissima giornata, ci sono delle nuvole, però il sole batte forte e stiamo facendo un viaggio amazing. Questo per farvi capire, un litro di acqua costa 12 rand, 11,90, 9,90, quella piccola costa circa 7-8 rand, quella qua. E poi ci sono tutta una serie di succhi, di cose buone. La Pepsi costa 12,50, la Coca-Cola grande costa 16,50. Per fare il conto bisogna fare diviso 12. Qui c'è un po' di tutto. Ci sono le caramelle, ci sono gli snack, gli arachidi, ci sono le barrette, chiaramente ci sono i gelati. Gli Oreo costano 28,90. 14 fa 2 euro praticamente. Poi qui hanno gli yogurt, la frutta, le mele, un bellissimo reparto patatine. Sapete che a me le patatine piacciono tantissimo, quindi vediamo. Ci sono anche le Doritos, che sono le mie preferite, costano 20 rand e 90, quindi meno di 2 euro. Eccole qua le Doritos, non ci sono quelle rosse, ci sono quelle al formaggio, quelle al sour cream, sweet chili pepper, le patatine Simba, eccole qua. Poi solite cose utili, palloni, Magnum costa 26,90, un po' più caro. E poi anche qui ancora patatine. Doritos formato piccolo a 7,50 rand, pan carré per fare i panini di tutti i tipi, e poi i giornali. Allora vediamo, un giornale tipo il Cosmopolitan costa
Costa, allora non lo so, c'è anche la pochette in regalo questo mese, costa 34 rand e 90. Fitness, cose varie, men's health, le mappe sui parchi, le strade, beh dai, insomma ci sono diverse, lo vedete. E poi prodotti di bellezza, prodotti di prima necessità, medicine, Wetabix. Allora, per dire, un deodorante costa 22,90. Una cosa tipo aspirina costa 22,90. Il Gaviscon costa 19,90, che c'è anche da noi. Il Vix 32,90. No, il Vix 39,90. Eccolo qua. Omogenizzati. Beh, dai, un bel supermercatino. Ovviamente anche qui l'Agida si chiama Ola, come nella maggior parte del mondo. Vi presento il nuovo Magnum Cookies and Cream. Chissà se arriverà anche da noi. Poi ci sono i cornetti. Insomma, sempre un po' interessante guardare queste cose. Ragazzi, una cosa che va tantissimo in Sudafrica in generale sono queste cornici che si trovano praticamente da tutte le parti per fare i selfie, per fare le foto, per immortalarsi quando c'è qualcosa di particolare, come in questo caso il discorso degli animali. L'abbiamo trovata alla Table Mountain, l'abbiamo trovata praticamente ovunque. Quindi, good idea. Spalle. Non ho idea di quanto tempo ci voglia gonfiarla, non ho idea di che ora partiremo. Ci siamo alzati alle 4:15, siamo già qui, ci hanno dato anche un bellissimo boarding pass perché evidentemente per salire sulla mongolfiera è necessario, e con i nostri nomi e tutto. Questa cosa mi lascia un po' perplessa. Comunque guardate che bello, eccolo qua, e poi dietro tutti i nostri dati, tutti i nostri nomi. Vi farò sapere, speriamo, sono molto fiduciosa. Propano, ecco, c'è un sacco di propano nel corpo, troppo a volo pure io.
Ce l'abbiamo fatta! No, non ancora, siamo ancora. Siamo ancora in volo! Direttamente sul camioncino. Wow, che figo! Bravo! Bravo! Yeah, ce l'abbiamo fatta! Che spettacolo! Alright, are we good? Scendiamo dalla mongolfiera. Ragazzi, sono all'aeroporto di Nesprit, è finita questa bellissima avventura, un viaggio indimenticabile. Se avete bisogno di informazioni sul Sudafrica, contate su di me, vi saprò aiutare, vi saprò consigliare, lo farò molto volentieri, quindi ci vediamo tutti quanti insieme al prossimo viaggio. Bacioni e seguite la mia pagina La Gente dei Viaggi su Instagram e anche su Facebook. Ciao ciao!